Ho 14 anni e faccio parte, assieme al mio papà e a mia sorella Sabrina, di un gruppo acrobatico che si esibisce con la moto sulle pareti verticali del Muro della Morte. Io ho cominciato ad andare in moto da quando avevo 4 anni e fin da bambino mi accorgevo che a vedere l'acrobazia di mio padre e di mio zio c'era sempre tanta gente, sempre entusiasta. Oggi invece mi accorgo che la gente preferisce altri spettacoli. Forse io che ho 14 anni sono uno degli ultimi acrobati del Muro della Morte. Forse farebbe piacere ad altri ragazzi conoscere il mio lavoro. Se ci venite a trovare sono sicuro che il nostro spettacolo vi piacerà. Edward Marra. Edward è il tuo vero nome o è un nome d'arte? Edward è il mio vero nome, anche se una volta era il nome d'arte di mio padre. Sì, perché una volta si usava molto nel mondo dello spettacolo dare un nome d'arte. Per cui, appena sono nato, mio padre mi ha dato il suo nome d'arte, che ora è il mio nome. Apro il nostro spettacolo con 125 sperimentali del beta e qua. Ti gira la testa quando finisci un numero sulla parete? No, adesso no, però fino a un anno fa mi girava un po' la testa, però adesso ho abituato il mio corpo alla forza centrifuga. Hai paura quando fai le acrobazie sulla parete verticale? No, se avessi paura non le farei. Continua il nostro spettacolo da parte dell'unica donna che ha visto di cui si metta sulla parete verticale. Si presenta a voi, Concetto 25, Aspes Cross Sabrina. C'è rivalità tra te e tua sorella Sabrina, Edward? No, non c'è nessuna rivalità tra me e mia sorella Sabrina. Anzi, lei anche ha 6 anni più di me e ogni tanto mi dà anche qualche consiglio. Thank you.
Sabrina, è proprio vero allora che fra te e tuo fratello Edward non c'è nessuna rivalità? No, assolutamente. Fra me e mio fratello Edward non ci può essere nessuna rivalità. Prima di tutto perché è mio fratello. Secondariamente noi, il nostro è un lavoro molto pericoloso e ogni volta che facciamo spettacolo rischiamo sempre la vita. Anche se fosse stato un altro acrobata, fra di noi non ci può essere l'uso di una rivalità. Anzi, io spero che diventi molto più bravo di me, che diventasse molto bravo come è stato mio nonno, che è stato il primo italiano a portare il muro della morte, come è stata mia zia, che è stata la prima donna che ha osato sfiorare la parete verticale, come è stato mio zio Ettore e come è tuttora anche mio padre. Alta scuola di acrobazia con la tattica indiana di 150 parate Quando è cominciato a salire in moto sulla parete verticale? Ho iniziato ad andare in motocicletta, mi ha insegnato mio padre quando avevo già 4 anni. Poi verso 7-8 anni mio padre mi ha sempre insegnato già sulla pista di lancio, la pista in basso. Poi quando è stata l'ora da prendere la parete verticale mi ha insegnato mio zio, perché mio padre aveva un po' paura, e mio zio mi ha insegnato così, mi ha insegnato mio zio con i miei due cugini. Cosa ti piacerebbe fare da grande, Edward? Mi piacerebbe molto continuare questo mestiere, a fare l'acrobata sul muro della morte. Però penso che in futuro sarà molto difficile, perché la gente preferisce altri tipi di spettacolo e altri tipi di giostra. Lasceresti questo lavoro per un altro, Edward? No, mai. Lo spettacolo prosegue. Un incrocio di motociclette. Uno gira a destra e uno a sinistra. Alla sera questo esercizio viene svolto anche a luce spesso. Se lo spettacolo vi è piaciuto, a voi chi canta la nostra bella. Grazie a tutti.
Quando Edward mi ha prospettato di diventare un acrobata, in primi momenti avevo un po' di timore, ma poi ovviamente dentro di me ero contento perché il nostro mestiere che facciamo da generazioni, però il momento critico che me avevo timore è quando gli acrobati dalla pista lì di lancio devono salire sulla parete, è il momento che qualche caduta si fa. Per questo motivo ci ho detto a mio fratello e a mio nipote Fabrizio di pensarselo loro, fargli fare questo passo difficile, perché io non me la sentivo. Comunque oggi vedo che il ragazzo gira bene, è diventato un buon acrobata, vorrei che continuasse per essere all'altezza di mio papà, di mio fratello, di me stesso, insomma, grosso modo, perché è un ragazzo che si fa. Però prevedo che tutto questo impianto, tutta questa attrezzatura, gli acrobati stessi del muro della morte un giorno scompariranno, perché la gente vediamo ora che è più attirata a queste giostre, a questi giochi elettronici dove basta un bottone e si svolge tutto il divertimento, si svolge tutto, diciamo, quello che è lo svago, senza più pensare che invece l'acrobata del muro della morte praticamente mette una vita per imparare a fare, a dare spettacolo, e c'è ovviamente chi riesce meglio, chi riesce peggio. Questo dimostra il fatto che ad esempio io per imparare a andare col piede sulla sella sono caduto 4 volte, mi sono avuto punti qua sotto, poi durante gli anni di esperienza, di lavoro, partita anche 2 o 3 volte alla gamba, ho avuto mio nipote che quasi quasi ci lasciava la pelle, e tutto questo qua, il nostro lavoro, gli anni di esperienza, di lavoro, vedere con domani e pensare solamente che scomparisse, mi lascia perplesso, mi lascia proprio con malincuore. Eccoci. Signori, pronti, sono gli acrobati per dare luogo al completo spettacolo. Motociclismo cross acrobatico e la troupe acrobatica dei Ninos. I Ninos sono stati ospitati sul più grande Luna Park d'Italia. Attualmente qui, all'Uneur di Roma, danno spettacolo esclusivamente nei giorni festivi. 15 minuti di rappresentazione che racchiudono l'esperienza acrobatica di 3 generazioni di acrobati. Effettivamente i Ninos attualmente sono 6, 3 agiscono qui all'Uneur di Roma, 3 in torneo all'estero.